Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e benvenuti per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia con Antonella E Intrenò. Ugo Lombardi, buonasera. Saluto subito la regia centrale, Ugo Moreno da Modena. Ciao Ugo. Buonasera a Ciao Ugo. tutti quanti. Ben trovato. Saluto il nostro Massimo Bonelli, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo. Massimo. Sì, buonasera a tutti da Pianeta Oggi TV. Ben trovato e diamo il benvenuto agli ospiti di questa sera. Abbiamo Luana De Francisco, giornalista del Messaggero Veneto. Ciao Luana, grazie per essere con noi questa Ciao sera. Luana. Ciao, grazie a voi. Ciao. Fresca di nomina, vi diremo dopo di che cosa, e diamo il benvenuto all'altro ospite di questa nostra diretta. Siamo collegati con Valerio Taglione, coordinatore del comitato Don Peppe di Ana. Buonasera, signor Buonasera, Taglione. buonasera a tutti, buonasera. Ben trovato, benvenuto. Allora, Grazie. con voi parleremo di due importantissime iniziative, una subito con Luana e poi con il signor Taglione, ma non vi dico nulla, vi lascio in sospeso, passo la linea a Ugo per i saluti al network e immediatamente dopo a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Ugo. Ringrazio Antonella. Ormai da già diverso tempo Radio Saiuz si avvale della collaborazione di diverse web radio. Oltre alle proprie, che sono appunto Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic, ci sono Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modera Noi Radio, Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Inoltre ci si può raggiungere al numero che è lo 0422 16 26 622, lo ripeto, 0422 16 26 622. Le chat, come dico sempre, sono aperte, sia quella del nostro sito di radiosites.it che ovviamente quella di Facebook, dove ci si può seguire anche tramite le web TV, entrambe disponibili. E con questo è tutto, giro subito la parola a te, Antonella. Grazie, la ripasso a Massimo per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Grazie, dopo tutti questi chilometri di questa linea che va a destra, a sinistra, riprendiamo l'arrivata anche a Ma non Venezia. perdiamo mai la retta via noi. Mai, assolutamente mai. Allora, in apertura, innanzitutto, buonasera a tutti gli ascoltatori, naturalmente anche alla regia centrale. Questa sera sento che di turno è Modena con Ugo Moreno. Dunque, alle 21.05 vi ricordo subito che prossimamente potrete assistere al nostro settimanale che va in onda sul digitale terrestre. Questa sera, tra altre cose, alle 23 circa su Video Telecarnia. Dunque, ricorderà l'anniversario della morte, un anno fa, ci ha lasciati Italo Sbrogiò, noto sindacalista di grandi battaglie negli anni 60 e 70, scrittore, lo ricorderemo in questo settimanale che poi sarà programmato dunque non questa sera ma prossimamente su Video Telecarnia per quanto riguarda il nord-est d'Italia, per il centro Italia, su Teleidea Chianciano, la televisione dell'Umbria RTUA, e quindi fino a Rete 3 Calabria, e questo vale anche per le radio da Nuova Musica di Pordenone fino a Radio RVC Grosseto per quanto riguarda il centro Italia. E dunque, ci sono altri emittenti ancora, comunque ricorderemo prossimamente. La notizia in primo piano che emerge, anzi sono due, dunque rapidamente, innanzitutto sono oltre 18 milioni gli italiani a rischio povertà o esclusione sociale. A questa cifra corrisponde infatti la percentuale del 30%, cui fa riferimento l'Istat nel report condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie riferito al 2016. Rilevata una significativa e diffusa crescita del reddito disponibile e del potere d'acquisto delle famiglie, che però si associa a un aumento della disuguaglianza economica, oltre che del rischio di povertà o esclusione sociale, cresce la forbice tra ricchi e poveri. E per me questo era un disegno già fatto, già studiato qualche tempo fa. L'altra notizia, per quanto riguarda il grave problema che è venuto a crearsi, Trump, Gerusalemme, capitale di Israele, vediamo cosa ha detto il Papa a tale proposito. Dunque,
Il mio pensiero va ora a Gerusalemme. Non posso tacere la mia profonda preoccupazione per la situazione che si è creata negli ultimi giorni e nello stesso tempo rivolgere un accorato appello affinché sia impegno di tutti rispettare lo status quo della città in conformità con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, così il Papa al termine dell'udienza generale. In precedenza il Papa aveva ricordato alle autorità palestinesi del Comitato Permanente per il Dialogo la necessità di dialogo e rispetto, ringraziandole in particolare il Presidente Abu Ghazen per l'attenzione verso la comunità cristiana palestinese. Alle 21:08 restituisco la linea a Bari per la conduzione di osservatorio antimafia. Antonella Intranò e Ugo Bombardi, che so che avete degli ospiti molto importanti. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Prego, Antonella. Bene, grazie a Massimo Bonella e torniamo qui nel nostro studio virtuale assieme agli ospiti di questa sera. Come vi annunciavo, abbiamo Luana De Francisco e Valerio Taglione. Partiamo subito con Luana De Francisco di Fresca Nomina. Fresca Nomina perché il Consiglio regionale del Friuli ha eletto i cinque componenti dell'Osservatorio regionale antimafia, tra cui ci sei anche tu, Luana. Questo è un progetto che segna il passo. Ed è sintomatico che in una regione come il Friuli Venezia Giulia, che nell'immaginario collettivo è sempre lontana da realtà che invece nel centro-sud Italia si vivono quotidianamente come mafia, camorra, 'ndrangheta, ecco, l'istituzione di questo osservatorio regionale antimafia, Luana, che cosa si prefigge? Perché avete deciso di dare vita a questo organismo e quali saranno i suoi obiettivi? Sì, no, come dici tu, effettivamente è sintomatico perché in una regione che si credeva fino all'altro giorno Isola Felice, si viene a scoperchiare un problema di cui non poteva assolutamente considerarsi immune neanche questa regione, ma non perché ci siano cose così manifeste, ma perché il rischio è latente dappertutto, perché comunque sono emerse anche delle situazioni qua e non in questi giorni, ma già parliamo ormai, cioè siamo nel 2017, parliamo ormai di più di 20, 25, 30 anni. Quindi la situazione va assolutamente monitorata. Il problema, come in tutte le altre regioni d'Italia, del nord Italia, è stato sistematicamente sottovalutato, prova ne sia mille, cioè l'esempio principe ci viene dalla Lombardia, insomma, dove fino appunto all'altro ieri prefetti, sindaci, eccetera, negavano l'esistenza del problema, magari ancorandosi, no, al fatto che non ci fossero condanne ancora passate in giudicato di personaggi legati alla mafia e quindi adesso si viene veramente a colmare comunque un vuoto, vuoto dal punto di vista proprio dei controlli, prima di tutto. Non controlli da parte delle forze di polizia, da parte delle forze dell'ordine, perché qui, così come in tutto il resto d'Italia, la direzione distrettuale antimafia esiste più o meno dagli albori, da quando furono istituite, no, all'inizio degli anni 90. Quanto piuttosto un vuoto di carattere culturale, prima di tutto culturale. Cioè, se esiste un problema e la gente non lo sa, che esiste questo problema, non se ne parla, non si stampa, non se ne parla a livello politico, soprattutto non se ne parla a livello amministrativo, insomma, se manca la consapevolezza, manca anche la percezione stessa del problema e si pensa ad altri problemi, quelli più spiccioli della nostra vita quotidiana. Quindi l'importanza strategica, secondo me, risiede innanzitutto in questo, no? Nel rappresentare l'esistenza di un problema. E poi che cosa farà nello specifico? Intanto diamo merito a chi merita il suo merito, nel senso che a caldeggiare l'introduzione, l'istituzione di un osservatorio regionale antimafia, così come proprio di una legge, no, di norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso in Friuli Venezia Giulia, sono stati 5 Stelle. Loro hanno combattuto sostenuto questa battaglia, insomma, nei mesi, e non è mai stato un tema ai primissimi punti all'ordine del giorno del Consiglio regionale, però insomma dai e ridai, alla fine si è arrivati nel giugno scorso alla votazione, nel maggio scorso, anzi, alla votazione e all'approvazione.
Tra i punti, un punto saliente è l'articolo 3, quello che nell'articolo 2 che prevede l'istituzione per l'appunto di questo osservatorio. Che cosa sarà in concreto lo scopriremo solo vivendo, nel senso che io sono più realista del re, insomma, soltanto nel momento in cui cominceremo a lavorare e diciamo potremo tirare le somme dopo un anno di attività, questo lo potremo dire con certezza. Certo, le finalità sono quelle intuibili, cioè quello di fare un po' da, diciamo, vedetta lombarda, cioè di vigilare sul fenomeno e sul costante monitoraggio, no, anche di tutte quante le attività volte a monitorare appunto il territorio, il rischio dell'infiltrazione all'interno del territorio, nelle sue componenti amministrative, politiche, amministrative, insomma, ovviamente imprenditoriali, insomma, in tutte le branche della società. E ti dirò, siamo stati, la nomina è ormai di risale alla terza settimana di novembre, ecco, sì. Esatto, e siamo in cinque, non ci conosciamo ancora, non c'è stata ancora una prima riunione, quindi non c'è stato l'insediamento dell'osservatorio. E per cui stiamo parlando veramente di ciò che sta scritto sulla carta, ma ancora di nulla, magari sarà bello risentirci, che non so, appunto tra un anno per trarre un primo bilancio. E sicuramente c'è una scadenza, nel senso che la legge prevede, l'osservatorio prevede che l'osservatorio relazioni ogni anno sull'attività svolta, relazioni alla regione, alla giunta, entro la data simbolica del 21 marzo, perché è simbolica, perché è la giornata nazionale della memoria, sì. Nel ricordo delle vittime della mafia. E io ritengo che sarà utile, ma questo c'è scritto anche poi nell'articolato, a livello di un po' come con la sua funzione di cinghia di trasmissione, cioè di trasmissione tra le varie componenti della società, cioè e le forze politiche, e le forze dell'ordine, e tutte le associazioni, il mondo delle associazioni, e la società stessa, no? Quindi come veicolo di promozione della cultura dell'antimafia. Cosa che stanno facendo benissimo, ma in ordine sparso, e continueranno probabilmente a farlo in ordine sparso, tutte quante le associazioni sparse sul territorio, presenti sul territorio, ma che a questo punto potrà forse, le quali forse in questo momento, da questo momento potranno avere un punto di riferimento, chi lo sa, nell'osservatorio, no? Come, non dico come elemento di coordinazione, ma come interlocutore, ecco, un interlocutore che poi si interfaccerà anche con le istituzioni. Questi sono i miei auspici. E questo diciamo che in qualche modo è anche previsto dall'articolato. Quindi Luana, scusami, questa iniziativa lodevolissima naturalmente può creare la differenza fra percepire un fenomeno raccontato, che è sicuramente diverso da un fenomeno vissuto, potrà creare la differenza. Ma io penso proprio di sì, perché nel momento in cui c'è rappresenta qualcosa che prima non c'era, quindi il fatto stesso che ci sia impone una riflessione, ma impone anche non soltanto una riflessione, perché dalla teoria io spero si passi ai fatti. Cioè, per esempio, tra le altre attività che avevo letto sono previste, c'è anche quella proprio di uno scambio di informazioni con le altre regioni. Noi siamo confinanti con il Veneto, e il Veneto si è riscoperto, ha scoperto, insomma, è attraversato da mafie di tutti i tipi, cioè da tutte le mafie, e è interessato da un'ampia attività della direzione. Lì, a Padova, peraltro, risiede il centro della DIA, no? La direzione investigativa antimafia, a cui fa capo anche, cioè no, anche noi ce l'abbiamo a Trieste, ma quella centrale, la sede centrale, anche i nostri fanno capo a Padova, e l'attività è veramente continua e costante da parecchi anni, non mi riferisco soltanto ovviamente alla mafia del Brenta di Felice Maniero. Per cui relazionarci in maniera continuativa e sistematica con le regioni con Termini, e non solo con Termini, e svolgere a nostra volta un'attività di raccolta di dati, anche questo punto previsto, di dati e informazioni, può aiutare, senz'altro contribuire, non soltanto a tenere attenta alta l'attenzione, ma anche a fornire elementi, spunti, anche investigativi, alle forze dell'ordine o
spunti legislativi al, ai parlamentini, insomma, alla regione, alla, alla giunta. Sempre questo negli auspici, ma certo. Noi siamo, visto che siamo è l'inizio, penso che cominceremo con i maggiori, con i migliori, sotto i migliori auspici e con grande entusiasmo, credo. E con grande energia, naturalmente. Luana, un'ultimissima domanda, perché sappiamo che tu ci devi lasciare, ma ecco, da giornalista, da osservatrice di un fenomeno così radicato nel nostro paese, purtroppo, vorrei chiederti, è da qualche tempo che osserviamo una certa... un certo interessamento rispetto al contrasto alle mafie, no? Se ne parla ormai senza più mezzi termini, sempre di più nei vari talk show di approfondimento. Adesso a sinistra della sinistra abbiamo saputo che uno dei primi, se non il primo punto programmatico è proprio il contrasto alle mafie. Ma secondo te, da un punto di vista culturale, territoriale, sta cominciando a cambiare qualcosa? Ma io penso di sì, sinceramente, perché io stessa mi sto accorgendo che nella mia regione non c'è evento culturale, o quasi, non c'è consesso, non c'è, che ne so, scuola, istituto anche scolastico, che non inserisca nei propri programmi un'attenzione a questo. E se questo succede è perché anche la televisione e i giornali ne parlano di più, e se ne parlano di più, ne parlano di più anche perché c'è un maggiore interesse, almeno apparente, da parte della politica, che detta un po', no, gli argomenti all'ordine del giorno delle varie... delle singole giornate. Poi per quanto riguarda noi, devo dire che ci cioè la Giulia non veramente è un continuo accorgersi, rendersi conto, attenzionare fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso. Guarda, tanto per dire, adesso non ho sotto mano, cioè, dovrei leggerveli uno dietro l'altro, però quello che mi ricordo di quest'anno, per esempio, Cosca Piromalli alle porte di Udine, in un commerciale di Udine, controllava due negozi di abbigliamento a marchio francese, ma riconducibili come proprietà ad una signora, ad una donna milanese che era che è la compagna del braccio destro di Piromaldi, uno dei boss dei Piromaldi, tanto per dirne uno. Poi, e questa era un'inchiesta che partiva dalla Calabria. Sì. E puntato dritto verso Milano, in particolare tutta la filiera dell'ortofrutticolo, no? Che dalle clementine calabresi porta poi la distribuzione della frutta e verdura nell'ortofrutta di Milano, e poi questo poi l'inchiesta si è estesa fino a lambire le regioni del nord-est, Veneto e compreso anche il Friuli. E la nostra direzione del settore antimafia sta lavorando da un paio d'anni a un'attività che è ancora quasi totalmente coperta, anzi totalmente coperta dal segreto istruttorio, solo che loro malgrado qualche notizia è filtrata qualche mese fa, e stanno lavorando a una ipotesi di scambio a Lignano Sabbia d'Oro, che è una località balneare, la principale località balneare della costa friulana. E quindi che cosa si ipotizza? Si ipotizza che ci sia stata un accordo tra un determinato personaggio, un certo personaggio della politica lignanese e alcune numerose famiglie campane a cui sarebbe stata concessa la residenza a Lignano in cambio ti concedo la residenza, quindi tu mi voti, diventi residente qua, mi dai il tuo voto e io in cambio mi sdebito con questo, con quell'altra cosa, che tutto è ancora sotto indagine, tutto da capire che cosa in cambio abbiano ottenuto e se comunque sia vera questa cosa. Quindi c'è tutto un movimento, i centri commerciali, supermercati continuano a aprire per ogni dove in tutta quanta la regione. Io penso che un focus anche su quello sia assolutamente necessario, indispensabile. E tutte le cose, questo per dire soltanto delle ultime cose, le pizzerie, se si ipotizza sempre le pizzerie comunque riconducibili all'ambiente campano, quindi il riciclaggio di denaro, quindi queste masse di soldi che vanno e vengono dal Friuli
ad alcune famiglie di giù. Per cui l'attenzione è dovuta anche, cioè se la politica si dà da fare per puntare i riflettori e per far vedere che c'è, è anche in forza di inchieste che stanno cavalcando, che stanno galoppando, no? Anche in una regione così marginale rispetto al resto dell'Italia, rispetto, nel senso territoriale, non a livello politico, economico. Prego, scusami. No, dicevo nel senso geografico. Sì, nel senso geografico, esatto, per quanto possa essere ritenuta il Friuli, che non dimentichiamo mai, al confine con la Slovenia e con l'Austria, quindi con due territori assolutamente appetibili, con due paesi appetibili per la criminalità organizzata. Quindi sì, io penso che ci sia stata una svolta, c'è cioè una svolta di cui è complice anche una maggiore consapevolezza, cioè il fatto che le mafie tradizionali non sono, cioè la mafia non è più soltanto quella tradizionale, ma è anche quella che abbiamo imparato a conoscere attraverso gli scandali di Mafia Capitale, per quanto insomma non sia stata riconosciuta la componente, no, il reato della 416 bis, ma una situazione di un certo tipo replicata nel resto d'Italia c'è. Beh, diciamo che in punta di diritto va anche bene magari, no? Ma nella cultura che probabilmente si nasconde l'attività mafiosa. Quindi e forse sì, come dici tu, in punta di diritto, ma come dici tu, in punta di diritto, perché è un problema di formulazione anche del reato che prima o poi dovrà essere rimodulato, insomma, aggiornato ai tempi nostri. Certo, dovrà essere messo in linea con quella che è diventata adesso la criminalità organizzata, non è più quella di un tempo, ha assunto fattezze completamente diverse, per cui anche la configurazione del reato dovrà necessariamente cambiare. Luana, che dirti? Grazie sempre per la tua disponibilità, per il tuo impegno, tanti in bocca al lupo davvero, anche se non vorrei dirlo, ma si usa, in bocca al lupo per la tua nuova attività e ci buon sentiamo lavoro. Presto Luana, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie a voi, buon proseguimento e complimenti ciao, anche Luana. A voi sempre per l'impegno. Ciao. Grazie Luana, a presto, ciao. E dal Friuli Venezia Giulia andiamo in Campania dove ci aspetta in collegamento con noi, grazie per aver dato, ma lei capirà bene, per cavalleria abbiamo iniziato dalla signora. Siamo in collegamento con Valerio Taglione, coordinatore del comitato Don Peppe Diana. Buonasera. Buonasera. Scusa Antonella. Sì. Sì. Chiedo la linea, che non capita mai, ma c'è una notizia abbastanza, credo, importante, proprio vi rubo 5 secondi, praticamente c'è un allarme dell'Unione Europea sulla scelta di Trump per quanto riguarda la storia di Gerusalemme. C'è anche dal televideo, vedo, vi faccio una sintesi, l'Unione Europea è gravemente preoccupata della scelta del presidente USA Trump conoscere Gerusalemme, capitale di Israele, e di volervi trasferire l'ambasciata da Tel Aviv. Dunque, così il capo degli esteri dell'Unione Europea, Mogherini, che denuncia possibili ripercussioni negative sul processo di pace dopo la decisione di Trump. La posizione dell'Unione Europea resta immutata, le aspirazioni di entrambe le parti, palestinesi e israeliani, devono trovare un punto di incontro attraverso i negoziati. Mogherini invita alla calma per impedire la violenza. Questo è quanto, ecco, mi sembrava una notizia da sottolineare, quindi ecco, ho voluto così darvi una piccola parentesi. Con le scuse di nuovo rimetto la linea a Antonella. Sì, grazie Massimo, in effetti è una notizia che più o meno ci aspettavamo, comunque vedremo che sviluppi avremo. Allora, torniamo con Valerio Taglione, ripeto, coordinatore del comitato Don Peppe Diana. Signor Taglione, noi l'abbiamo invitata questa sera perché abbiamo letto di una iniziativa estremamente interessante e che merita di essere diffusa, divulgata il più possibile. Eccolo, bravo, bravissimo, ce lo sta mostrando, il famoso pacco. Facciamo il pacco alla camorra. Cos'è? Cos'è? Diciamo è un insieme di storie, diciamo, è un pacco, logicamente è uno scatolo, diciamo, che però contiene sì dei prodotti realizzati su beni confiscati, realizzati da cooperative sociali, ma anche da imprenditori che si sono opposti al racket,
ed è quindi l'insieme, diciamo, di tante storie, storie di riscatto, storie di liberazione, storie di voglia di costruire delle comunità alternative alla camorra. È un pacco, diciamo, che una iniziativa che ha raggiunto la nona edizione, nel senso che non stiamo parlando di un'iniziativa appena nata, ma è un'iniziativa appunto che quest'anno raggiunge la nona edizione ed è un pacco collettivo. Abbiamo utilizzato, diciamo, come sempre facciamo nelle nostre attività, nei nostri percorsi, delle parole che in qualche maniera prima facevano paura, quantomeno erano, diciamo, di proprietà della camorra, e le abbiamo fatte diventare, le stiamo facendo diventare parole nostre, diciamo, logicamente capovolgendone completamente il senso. Quindi, se per tanti anni abbiamo subito un pacco, diciamo, dalla camorra, nel senso che abbiamo, ed è una situazione molto particolare che avveniva, diciamo, a Napoli, questo subire il pacco, no? Nel senso che uno pensava di fare un affare comprando uno stereo rubato, un telefono rubato, insomma, e poi quando tornava a casa si ritrovava all'interno dello scatolo, diciamo, un mattoncino, e quindi si diceva ti hanno fatto pack, come si dice a Napoli. Noi abbiamo pensato, insomma, di fare un pacco alla camorra, e quindi di fare un pacco in cui, aprendolo, non si trovano, diciamo, dei bidoni, un bidone o una fregatura, ma invece si trovano le storie di persone, di tutti i resistenti, di tutti quelli che in questi anni, negli anni a ridosso e soprattutto dopo quello che è stato il nostro, diciamo, momento di spartiacque, come possiamo dire, diciamo, l'uccisione di Don Peppe Diana nel 1994, il 19 marzo del 94, che per questo territorio è diventato, diciamo, un momento fondamentale, perché a un certo punto quel silenzio, quella, diciamo, stare in, diciamo, e convivere, diciamo, con quello che era un sistema che stava travolgendo le nostre coscienze, con quell'atto che in qualche maniera ha segnato poi, diciamo, il momento più alto della camorra, ma che ne ha segnato in qualche maniera l'inizio della fine. Ovviamente la camorra non è finita, però quella camorra, quel stile, quelle persone che hanno rappresentato negli anni 90, nei primi anni, nel primo decennio degli anni 2000, sono stati tutti quanti arrestati, sono tutti quanti al carcere duro, sono tutti quanti al 416 bis, sono stati tutti condannati all'ergastolo, e quindi non usciranno più dalla galera. È chiaro che persiste ora in questo territorio un altro tipo di camorra, quelle che in qualche maniera avevano fatto affari con la criminalità, con quella, diciamo, area grigia che ne ha usufruito per tanti anni e che si sta rideterminando. Ma tornando, diciamo, al pacco, poi se c'è il tempo una riflessione più ampia su questo tema, insomma, il pacco, diciamo, appunto è il raccordo. Come Comitato Don Peppe Diana noi siamo un'associazione di promozione sociale, quindi raggruppiamo associazioni, cooperative, dipartimenti universitari, e molte delle nostre organizzazioni, delle nostre cooperative hanno in gestione beni confiscati e producono dei prodotti, diciamo, prodotti che si mangiano, come dice anche Libera, l'antimafia che si mangia, non l'antimafia tra virgolette un po' delle chiacchiere, ma antimafia, diciamo, in cui i ragazzi dei nostri territori si danno da fare, lavorano, trovano, diciamo, in questa attività riscatto e dignità, restano sui nostri territori e costruiscono dei luoghi, diciamo, in cui sui beni confiscati, che luoghi di morte sono diventati in questi anni luoghi di vita. Nel pacco ci sono 11 realtà cooperative, c'è un imprenditore anti-racket e poi c'è anche la rete di Slow Food che partecipa, diciamo, per il secondo anno consecutivo con i prodotti, diciamo, tipici del nostro territorio. Sono prodotti che vanno appunto dal vino alla passata, ai sottoli, alle confetture. E la cosa bella di questo pacco quest'anno è che non è più solo un pacco regionale, quindi di realtà campane, ma ci siamo aperti quest'anno anche, e l'idea poi negli anni prossimi sarà anche quello di allargare
alle altre realtà del territorio del sud. Abbiamo incominciato quest'anno con la cooperativa Alter Eco, che è una cooperativa, diciamo, che a voi molto familiare, perché è una cooperativa pugliese che ha prodotto le confetture di ciliegie che fanno parte, diciamo, di questo pacco grande per Casa Dondiana. Perché per Casa Dondiana? Perché con gli utili, perché tutti i cooperatori hanno deciso di lasciare, diciamo, una parte consistente del loro guadagno per sostenere un progetto che all'interno del progetto sono due progetti. Una parte verrà devoluta per Casa Dondiana, che è un bene confiscato a Casal di Principe, che è la sede del comitato Don Peppe Diana, per le iniziative, per tutte le attività di Casa Dondiana, ma la maggior parte degli utili saranno invece destinati a un percorso di sostegno alle cooperative in difficoltà. Questo segno, diciamo, di una capacità di aiutare l'altro in difficoltà, che è stesso cooperative, che non è che navigano nell'oro, non è che fanno, diciamo, però vivono, diciamo, onestamente e dignitosamente, hanno deciso, insomma, di devolvere una parte consistente di questi utili, diciamo, a costruire un progetto per sostenere le cooperative in difficoltà. Perché sostenere, gestire un bene confiscato, fare attività produttiva, arrivare a una sostenibilità dell'iniziativa in qualche maniera è una cosa complessa. Voglio dire e a parlare, prendete i beni confiscati, facciamo i giovani, diciamo, poi la realtà dei fatti è una realtà complessa, è una realtà complicata in cui ci si scontra con difficoltà economiche, con banche che non riconoscono, diciamo, un sostegno, diciamo, e quindi non aiutano queste realtà, e quindi a parlare sono tutti bravi, ma la realtà dei fatti è un po' diversa da quella che in qualche maniera ci raccontiamo. Ma infatti, signor Taglione, ecco, questo le vorrei chiedere: l'importanza di fare rete, l'importanza di unirsi è indiscutibile. Ma le cooperative, le associazioni, dal suo punto di vista, naturalmente, visto che le vive quotidianamente, sono sufficientemente e opportunamente sostenute, chiedo scusa, da un punto di vista amministrativo, burocratico, finanziario? Insomma, lo Stato sostiene l'attività che le associazioni svolgono sul territorio? Diciamo, se tutto bisogna fare una riflessione, nel senso che rispetto a qualche anno fa le cose sono sicuramente diverse, sono migliori. Chi 10 anni fa si assumeva l'onere, tra virgolette, di una gestione di un bene confiscato, in qualche maniera aveva passato, diciamo, come si dice a Napoli, guai suo, insomma, nel senso che si assumeva una grande responsabilità. Oggi bisogna dire che ci sono disponibilità, progetti, azioni, i soldi ci sono, c'è bisogno di idee forti, di idee significative. Poi i soldi, in qualche maniera, nel mondo delle fondazioni, nelle tutte le iniziative che i POR, tutte le possibilità, i fondi europei, in qualche maniera si arriva, diciamo, a definirli. Noi siamo una piccola esperienza, diciamo, del sud, della provincia, appunto, di Caserta. Siamo nati una 15ina di anni fa, logicamente, come dice anche il nome, Comitato Dondiana, come dicevo prima, con riferimento all'uccisione di Don Peppe Diana. Negli anni abbiamo potuto fare un percorso di economia sociale, di allargamento, diciamo, della base, di far nascere delle iniziative. Noi abbiamo fatto nascere, attraverso una progettazione e un progetto che noi abbiamo chiamato la RES, Rete di Economia Sociale, abbiamo fatto nascere diverse iniziative, diverse realtà cooperative che hanno in gestione beni confiscati, che hanno determinato una nascita di una enoteca, di una cioccolateria, di ristoranti, di attività. Insomma, in qualche maniera i fondi, se hai un'idea forte, se hai una capacità anche progettuale, se hai una visione, in qualche maniera ci sono, solo che bisogna in qualche maniera sostenere, diciamo. È chiaro che, come dicevo, rispetto a qualche anno fa le possibilità sono aumentate, c'è però sempre necessità di un accompagnamento. E poi soprattutto non mi riferisco tanto alle macro questioni, diciamo, il governo, le cose, i problemi nascono
sono poi nelle piccole realtà, nei comuni, nelle difficoltà, diciamo, di gestire dei beni confiscati che in alcuni casi sono veramente fatiscenti, e quindi riprendere un bene confiscato per un comune in qualche maniera è un fardello, diciamo, inimmaginabile. Faccio riferimento che in alcuni comuni della nostra provincia ci sono realtà che hanno in gestione, faccio riferimento a Castel Volturno, diciamo, che nota, diciamo, penso in tutta Italia, ha il più alto numero di beni confiscati della provincia di Caserta, più di un centinaio. E come fa un comune che è in predissesto, che non ha i soldi, diciamo, per fare nulla, mettere in funzione, riassegnare a delle comunità, a delle cooperative, dei beni confiscati che devono essere assegnati, diciamo, in uno stato quantomeno decente? Poi chiaramente, quando diventa poi un'attività, ci sono tutta una serie di procedure, di normative e di situazioni che in qualche maniera gravano sulla gestione di una cooperativa. E in ultimo, dico, poi quando c'era, diciamo, faccio riferimento per esempio al tipico caso delle aziende, no? Aziende confiscate, aziende sequestrate, quando erano in mano ai camorristi c'erano le linee di credito, c'erano le agevolazioni delle banche. Appena arriva lo Stato, appena arrivano i sequestri, appena arriva, diciamo, la confisca, spariscono i crediti, spariscono le linee di credito, le banche non vogliono da riconoscere più. Insomma, c'è tutto un sistema che alla fine racconta una storia, ma poi nella realtà dei fatti diventa molto più complicata. E quindi da qui anche il tema, per esempio, gravoso delle aziende sequestrate e poi confiscate, che nel 99% dei casi falliscono, chiaramente perché, diciamo, quella era un'attività diciamo pompata da altre entrate. Quando poi il mercato, la concorrenza, ti pone in una situazione di libera concorrenza, in qualche maniera è una realtà che non riesce a sostenersi, insomma. Quindi c'è tanta cose complicate, però devo dire, diciamo anche ad onore del vero, che rispetto a 20 anni fa, rispetto a 10 anni fa, ci sono tante belle esperienze nella provincia di Caserta, nella regione Campania, di utilizzo di beni confiscati che danno reddito, danno opportunità a tanti giovani di rimanere sul territorio, di darsi da fare, come noi diciamo, di costruire le terre di Don Peppe Diana. Per Don Peppe Diana, ma per tante vittime innocenti, diciamo, di criminalità organizzata, faccio riferimento a Domenico Noviello, a Federico Del Prete, che sono medaglie d'oro al valor civile, e anche a persone che in qualche maniera sono state per noi un riferimento. Faccio riferimento ad Augusto Di Meo, che è il testimone di giustizia dell'omicidio di Don Peppe Diana. Colgo qui l'occasione per chiedere, diciamo, di firmare una petizione online, diciamo, con cui stiamo sostenendo la necessità di aiutare Augusto Di Meo, che è un testimone, tra virgolette, non riconosciuto dallo Stato, seppur una parte dello Stato lo ha riconosciuto ufficiale al merito della Repubblica, un'altra parte dello Stato dice che Augusto Di Meo non può godere, diciamo, dei benefici dell'essere, diciamo, testimone o comunque vittima della criminalità organizzata, perché lui ha dovuto cambiare casa, allontanarsi, poi ritornare, ha dei problemi di salute, anche problemi economici. E chi in qualche maniera si è schierato e ha dato negli anni 90, nel 94 stiamo parlando, un segno forte, diciamo, in un momento in cui nessuno avrebbe fatto un gesto del genere, Augusto lo fece. E in qualche maniera va sostenuta anche questa. È un po' tutto questo il pacco alla Camorra, è un modo per mettere insieme le tante storie che sono nate nei nostri territori, le nostre cooperative, le nostre associazioni, ma anche i comuni virtuosi, i comuni che incominciano a crescere, a migliorare, a porsi appunto l'obiettivo di diventare terre liberate. Insomma, c'è tanto ancora da fare, perché, come dicevo, la Camorra c'è ancora, però accanto alla Camorra oggi ci sono le terre di Don Peppe Diana. Ecco, signor Taglione, noi abbiamo ascoltato, diciamo, l'inizio, speriamo che non inizi mai, di una realtà che voi avete già da tempo metabolizzato, diciamo, avete vissuto, queste differenze che si potrebbero cogliere fra un fenomeno che viene appena, diciamo, vissuto, è un fenomeno invece da voi metabolizzato. Questa differenza può dare dei vantaggi, può essere.
può essere raccolta, può essere utilizzata. Voi siete in avanti, molto in avanti. No, no, ma siamo in avanti, ma la cosa bella di questo percorso è che migliaia, in questi anni, migliaia, veramente decine di persone, sono i ragazzi che da tutta Italia vengono sulle terre di Don Peppe Diana, per i nostri campi, campi di estate liberi, campi del Comitato Don Diana, durante il turismo, i viaggi di istruzione, quindi scuole, parrocchie, insomma c'è un pellegrinaggio, potremmo dire, usiamo la parola laica, in maniera laica, però sulle terre di Don Peppe Diana per venire a conoscere la nostra esperienza e come ci siamo in qualche maniera organizzati per provare a contrastare questo. E noi abbiamo sempre detto a tutti questi ragazzi, e la maggior parte sono ragazzi del nord, che la loro non era un'esperienza, diciamo, di così fine a se stessa, nel senso che non venivano a casa Don Diana, non venivano sulle terre di Don Diana, sui tanti beni confiscati, a conoscere le nostre storie, a vedere come avevamo fatto semplicemente per darci la pacca sulla spalla, ma era un modo per fare un esercizio di una settimana, di 3 giorni, 5 giorni, per poi ritornare a casa loro e rendersi consapevoli, diciamo, di tornare a casa e di aprire gli occhi, perché quello che avevamo vissuto noi lo stavano vivendo, lo avrebbero vissuto, lo stavano per vivere anche loro nei loro territori. E questo sarebbe accaduto, poteva accadere se, come è stato da noi, molti di noi sono stati distratti, ci siamo, diciamo, disinteressati, abbiamo pensato che il fatto non ci riguardasse. Questa è una cosa che è capitata da noi negli anni 70, negli anni 80, con il terremoto, con i soldi, diciamo, del terremoto dell'Irpinia, con tutto quello che ne è conseguito, diciamo, da quello che era una camorra, diciamo, stracciona o provinciale, poi è diventata imprenditrice, che poi è diventato un intreccio mafia, politica e impresa, di cui poi non ci siamo più resi conto qual era il confine tra il camorrista, l'imprenditore, il politico. Delle volte si cambiavano i ruoli, chi pensavamo fosse il camorrista era l'imprenditore o era il politico che era oramai diventato il camorrista, erano tutti quanti, diciamo, organizzati in questo sistema, diciamo, di... Al nord in qualche maniera sta capitando la stessa cosa, lo dico, non lo dico io, lo dicono le sentenze, diciamo, le indagini nell'Emilia Romagna, in Lombardia, e come diceva appunto la giornalista che abbiamo ascoltato prima, Luana, nel Friuli di Venezia Giulia. E quindi la consapevolezza è un elemento importante, quindi la consapevolezza che i cittadini stanno acquisendo anche attraverso questo scambio esperienziale, no? Che siamo, esatto. Noi abbiamo, diciamo sempre che chi viene sulle terre di Don Diana deve tornare a casa, e poi dobbiamo costruire ponti, dobbiamo mantenere legami, dobbiamo provare a mantenere vivo questa. Oggi, per esempio, dico che a Bologna, ieri a Bologna, l'altro ieri a Bologna, ieri a Novellara, oggi in un'altra cittadina dell'Emilia Romagna si sta presentando il pacco alla camorra. E come sta avvenendo questa cosa? Ragazzi che sono venuti sulle terre di Don Diana, che hanno conosciuto e che in alcuni casi hanno anche piantato quelle melanzane, o hanno mietuto il grano, o hanno colto l'uva, diciamo, del vino Asprinio, quando tornano a casa raccontano la storia, invitano, diciamo, i nostri cooperatori, e in qualche maniera si crea questo legame che non è soltanto uno scambio, diciamo, di economico o una necessità di far vendere un pacco in più o un pacco in meno, ma è soprattutto un legame, un costruire esperienza comune, e quindi in qualche maniera poi avere la capacità, quando serve, quando servirà, quando serve adesso, perché oggi serve, non servirà domani, di avere occhi più attenti, orecchie più pronte, e quindi anche una capacità di intervento che in qualche maniera ci stiamo, diciamo, trasmettendo in una sorta di contaminazione. Positiva. Quindi si potrà pensare che questa vostra bella iniziativa possa evitare che si passi attraverso un fenomeno, diciamo, distruttivo, atrofico, dove sul territorio ci deve essere prima la distruzione e poi la ricostruzione, perché si prenda atto della presenza. Questo è avvenuto da noi. Noi abbiamo dovuto aspettare la distruzione. Fortunatamente, ci auguriamo, mi auguro, diciamo, che nel nord, dove il tessuto sociale, dove anche alcuni, diciamo, elementi che sono caratteristici del nord, una maggiore
presenza delle associazioni, una maggiore abitudine all'attività cooperativa, una presenza delle fondazioni, una presenza, diciamo, di un tessuto sociale più attento da una parte, in altri casi può essere che appare più disattento perché, diciamo, ci sono dei valori e c'è un diciamo un senso, diciamo, anche di famiglia, di storia, diciamo, che è inutile che scendiamo in questi dettagli. Però dati nazionali ci dicono che nel nord c'è una maggiore senso di un numero di associazionismo, c'è una maggiore presenza di volontari, c'è una maggiore presenza di organizzazioni. Insomma, questo tessuto in qualche maniera può essere l'elemento che aiuterà a non arrivare appunto alla distruzione per poter in qualche maniera ricrescere. Noi abbiamo avuto bisogno di un momento, come dicevo prima, tragico, no? Nel senso, uccidere un sacerdote il giorno del suo onomastico, ucciderlo in chiesa, in qualche maniera era un segnale che doveva essere, poteva essere disarmante, no? Nel senso, avrebbe potuto spegnere ogni genere di entusiasmo. È chiaro, cioè, tutti i ragazzi, tutte le persone che abbiamo vissuto con Don Peppe, io ho conosciuto Don Peppe, ero uno scout con Don Peppe, ci siamo divertiti insieme a fare decine e decine di cose. Il messaggio che doveva essere ad un prete che poi in quegli anni aveva assunto questa definizione di prete anticamorra, quale poteva essere, quale doveva essere? Se abbiamo ucciso Don Peppe, possiamo uccidere chiunque, no? Certo. E invece fortunatamente hanno sbagliato perché da quella morte tante persone, tanti ragazzi di Don Peppe, usiamo questa parola, diciamo, un po' così per creare un po' di enfasi e un po' di cosa, tanti ragazzi di Don Peppe si sono messi insieme e abbiamo mutuato quello che era poi la frase di Don Peppe, diciamo, quegli insegnamenti, quel noi che ci richiamava Don Peppe, dice, non diceva io. Il documento famoso Per amore del mio popolo, che viene distribuito nel Natale del 91 nelle chiese di tutta la forania di Casal di Principe, non è un documento scritto da Don Peppe di Ana e distribuito nella sua parrocchia a uso e consumo proprio. Lui capisce che per poter fare e per poter essere dirompente bisognava unire, quindi mette insieme tutti i parroci, fa diventare quel documento che aveva scritto lui un documento sottoscritto da tutti, lo distribuisce nelle chiese, lo fa diventare pastorale, diciamo, della diocesi di Aversa, in qualche maniera capisce che la differenza lo può fare lui, non l'io. E poi ci lascia alcune frasi che noi abbiamo interpretato e abbiamo strumentalizzato, ne dico una, diciamo, a modo di sintesi, diciamo, che è quello che poi accoglie tutti i ragazzi che vengono a casa Don Diana, che è appunto questo bene confiscato dedicato appunto a Don Peppe, che è un museo diffuso della resistenza alla camorra, è una biblioteca mediateca, tra poco sarà una Fab Lab dove i ragazzi del territorio potranno venire e sperimentarsi in autoimprenditorialità giovanile, metteremo a disposizione loro stampanti 3D, diciamo, tutte attività per abituarli al co-working, alla cooperazione, allo stare insieme. E questa frase che accoglie tutti i ragazzi che vengono, come dicevo, da tutta Italia, è una frase di Don Peppe che campeggia sul tetto di casa Don Diana. Dice: la camorra ha assassinato il nostro territorio, noi lo si deve far risorgere. Bisogna risalire, noi, dicevo, non diceva io, noi bisogna risalire sui tetti e annunciare parole di vita. E allora la cosa bella è che tutti i ragazzi che vengono a casa Don Diana, che hanno fatto un percorso sulle terre, nelle cooperative, che partono da casa Don Diana, finiscono il loro percorso a casa Don Diana, salgono sul tetto e poi decidono di affacciarsi dal tetto. Allora diciamo di fare la foto impegno, non la foto memoria, non la foto in cui dice vabbè torno a casa, ho fatto la foto come a Pisa o come al Duomo di Milano, no? Mi metto davanti al Duomo e dice sono stato a Milano. No, io dico mi affaccio dal tetto di casa Don Diana e dico mi impegno a tornare a casa e a migliorare il mio territorio. Sì, ma chiedo scusa signor Tagliani, ma l'effetto motore, quello trainante, quello che vi induce a fare questa resilienza, è più un fattore culturale o un fattore economico? È un fattore culturale ed economico, è un fattore culturale perché diciamo molti di noi non fanno questo lavoro, molti di noi hanno altri lavori, siamo volontari, io sono diciamo il coordinatore del Comitato Don Diana, mi occupo
nella mia vita di altre cose, ma nello stesso tempo, diciamo, è come se fosse il mio primo lavoro questo, nel senso che tutti i giorni siamo impegnati su questa cosa, però sono un volontario, quindi anzitutto è un aspetto per molti culturale, nato dal punto di vista culturale, poi chiaramente è diventato anche un fattore economico, perché diciamo in questo territorio poi fondamentalmente, non lo dico io ma lo dicono gli atti, qui c'è crisi, perché nel momento in cui abbiamo distrutto, diciamo, l'ala militare della Camorra, abbiamo in qualche maniera soppiantato tutti questi latitanti che ora sono in galera, in qualche maniera lo Stato poi nel 2008 è intervenuto in maniera forte dopo la strage di San Gennaro, in cui sei ragazzi di colore, che era al culmine di sei mesi in cui un delinquente, Giuseppe Setola, aveva ucciso più di 20 persone in sei mesi, manovrato, diciamo, dal clan dei Casalesi. Una persona, qui lo dico anche per farci capire che poi il tema non è un fatto che è solo nostro, ma Giuseppe Setola viene scarcerato perché dichiarato incompatibile al regime carcerario sulla base di un referto di un medico che è stato primario di oculistica nell'ospedale di Pavia, che ora è sotto processo. Quindi questo ci fa capire anche che il tema non è un tema che riguarda, come si è sempre detto, un fatto nostro, ma i legami, gli addentellati, diciamo, le relazioni pericolose in qualche maniera riguardano anche persone insospettabili, no? Un primario oculistico che fa una relazione in cui fa uscire questa persona che poi scappa dalla clinica e per sei mesi uccide, diciamo, più di 20 persone, tra cui anche imprenditori, tra cui anche questo Domenico Noviello, ucciso appunto nel 16 maggio del 2008. Quindi diventa anche un fatto economico, perché necessariamente la risposta a questi temi non può non essere che anche una risposta economica. Se noi non creiamo delle occasioni di lavoro, se noi non creiamo delle opportunità, ha voglia di chiacchierare, insomma, come si dice a Napoli. Qui ci vogliono dei fatti, ci vogliono dei luoghi, ci vogliono delle possibilità in cui i nostri ragazzi si sperimentano, e non parliamo dei cervelli, perché i cervelli, diciamo, possono andare via. Qui parliamo della quantità, diciamo, di tanti giovani che sta qui senza lavoro, che non sono cervelli, sono persone per bene, non sono cervelli in fuga, diciamo, non possono ambire ad essere cervelli in fuga, ma sono persone per bene, persone capaci, persone disponibili al sacrificio, che avevano bisogno e hanno bisogno di opportunità. E questo è un po' quello che sta accadendo, lo dicevo già prima, penso di averlo detto, ci sono decine di giovani ora che sono impegnati nelle cooperative, che lavorano, che sono orgogliosi di essere parte di questi progetti. E poi la cosa bella è che in alcuni casi molti dei ragazzi, delle persone che lavorano oggi sui beni confiscati, sono i soggetti svantaggiati. Quel modello di economia sociale che noi abbiamo teorizzato attraverso un progetto, la RES, ma poi abbiamo anche messo in pratica. La cosa bella, per esempio, è che oggi su un bene confiscato a Sessaurunca, la cooperativa si chiama Al di là dei sogni, che è presente anche lì, il primo impianto di trasformazione di tutti i prodotti che noi facciamo sui terreni, quindi dalla terra li trasformiamo pure, quindi li facciamo diventare sottoli, e non trasformiamo solo i prodotti dei terreni beni confiscati, ma anche di realtà imprenditoriali che si stanno avvicinando. Nel pacco, dicevo, c'è anche un imprenditore anti-racket che in qualche maniera ha capito da che parte stare e quindi fa profit, ma noi non siamo contro i profit, siamo con gli imprenditori sani del territorio. Quindi volevo dire che questa cosa di Erasmo, questo ragazzo che è un ragazzo, diciamo, che viene portato in questa cooperativa, diciamo, portato da una clinica in cui era legato su questo letto, con una cartella clinica in cui c'era scritto soggetto socialmente pericoloso, perché si auto si autopuniva, insomma. E questo ragazzo, che è sordo muto dalla nascita, oggi è quella persona che accoglie le centinaia e le migliaia di persone che vengono alla cooperativa, e della persona che, pur essendo sordo e muto, è quello che tutti i ragazzi capiscono e comprendono, diciamo, nella sua gioia, ed è quello che riesce a comunicare meglio il piacere e l'orgoglio di essere abitanti delle terre di Don Peppe e di Anna.
Signor Taglione, rivolgo a lei la stessa domanda che ho rivolto poc'anzi a Luana De Francisco. Secondo lei c'è un'inversione di tendenza rispetto all'antimafia? Voglio dire, i territori stanno acquisendo più consapevolezza o ce l'avevano già? Allora, siamo in una fase importante, Antonella, mi permetto. Siamo in una fase importante, nel senso che siamo in una fase in cui siamo arrivati all'apice, stiamo cominciando a scendere, diciamo, in questo apice di attenzione, di impegno, di, c'è stata una fase in cui c'era una lotta comune, in cui tutti eravamo uniti in questa battaglia. L'obiettivo, diciamo, era quello di distruggere il clan dei Casalesi, quindi c'era un afflato comune. Da qualche anno stiamo riscontrando, diciamo, un momento di stanchezza. Parlare di camorra, di mafie, non è più trend, non è più di moda, e in qualche maniera, quello che dicevo anche all'inizio, c'è un momento in cui lo Stato deve fare qualcosa in più, deve provare appunto a dare delle opportunità, perché non basta, diciamo, militarizzare, non basta dare i colpi appunto, quindi con le forze dell'ordine, la magistratura, che è stata, diciamo, di grande importanza nei nostri territori, con valenti magistrati, con valenti uomini delle forze dell'ordine che finalmente sono venuti nelle nostre terre, perché fino a qualche anno fa non sapevamo chi erano i comandanti delle forze dell'ordine e in alcuni casi a che gioco e da che parte stavano, insomma. E oggi siamo in quella fase in cui c'è una tabula rasa, c'è grande voglia, però c'è anche una grande crisi, e quindi c'è un momento in cui o costruiamo delle opportunità o altrimenti c'è il rischio che qualcuno incominci a dire: ma si stava meglio quando si stava prima, si stava meglio quando c'era la camorra, almeno si lavorava. E questa è una cosa molto pericolosa. E in qualche maniera c'è anche un altro aspetto. Come dicevo, noi abbiamo distrutto e smantellato, dico noi, non l'ho fatto io, diciamo, l'abbiamo fatto insieme, abbiamo smantellato, diciamo, l'ala militare. Però tutta quella fascia di persone che ha fatto affari in questi anni, che è stata collusa e che in alcuni casi prima era vittima, poi è diventata forse collusa, poi addirittura ha deciso di mettersi in proprio e di fare, diciamo, il camorrista da sé, senza avere bisogno dei camorristi, quelli che lo fanno con la pistola e che sparano, diciamo. E dobbiamo capire tutti quei soldi dove stanno, perché noi abbiamo arrestato le persone, ma i capitali non li abbiamo ancora trovati. Non li abbiamo ancora trovati, non si sa dove stanno, non si sa chi li sta gestendo, non si sa chi li ha in essere e come si sta rideterminando, diciamo, quella che noi oggi chiamiamo camorra, no? Nel senso che, ma che forse tra qualche mese, tra qualche anno la chiameremo in un'altra maniera, la chiameremo corruzione, mafia capitale, queste parole, diciamo, un po' diverse, e che in qualche maniera però resta il problema nella sua sostanza, e noi stiamo ancora a fare la lotta, diciamo, alla camorra o così. Quindi anche noi, anche le associazioni hanno bisogno, diciamo, di un momento di analisi, di rideterminazione, anche di costruire una nuova visione e studiare, conoscere e capire cosa dobbiamo fare per fare in modo, appunto, di non ritrovarci da qualche anno come diceva anche il documento Per amore del mio popolo, a batterci il petto e a dire tra assenso e veleno che abbiamo sbagliato e che non abbiamo capito niente. Valerio, siamo purtroppo in chiusura, ma le anticipo già che noi la richiameremo e la rinviteremo. Speriamo anche con Massimiliano Noviello, che salutiamo, avrebbe dovuto essere con noi questa sera, ma impegni improrogabili gli hanno impedito di fare compagnia. Sì. Con piacere, anche perché devo dire che forse una delle poche volte che riusciamo a fare una riflessione con più calma, diciamo. Molte volte si ha anche la radio, cioè, devi correre, devi dire tre parole, invece oggi siamo riusciti a dire qualcosa di più. È la nostra filosofia, Valerio, articolare un discorso, diciamo, un po' più
di senso, diciamo. Sì, non è la nostra filosofia, non ci piace la fretta, non è produttiva, quindi. Però ecco, in chiusura io vorrei che lei desse, per cortesia, fatelo sempre più grande quel pacco, i riferimenti ai nostri ascoltatori per poter acquistare questo pacco, perché il pacco glielo dobbiamo fare sul serio. Sì, basta andare sul sito, diciamo, www.nco-commercio.com e si può ordinare online, oppure inviare una mail a info@nccommercio.com, oppure sempre una mail a donpeppediana@libero.it. Il pacco, appunto, può essere il pacco piccolo, contiene 3 prodotti e costa al costo, diciamo, 15 euro, o il pacco grande, quello che prima ho raccontato, quindi con 14 prodotti realizzati da 11 cooperative, da Slow Food e dall'imprenditore anti-racket Kleprin, che è una fabbrica distrutta, incendiata 2 anni fa e che è rinata più bella e più forte di prima. Questo pacco grande invece ha il costo di 50 euro. Potete aiutarci a seguirci, ma se non lo comprate, fate una cosa buona, se non lo comprate non fa niente, diciamo, non vi preoccupate. Speriamo che uno degli acquirenti sia il vostro comune. Com'è? Speriamo che fra gli acquirenti ci sia il comune. Devo dirlo al sindaco, diciamo, ma non solo al sindaco di Casal di Principe, ai vari sindaci che parlano. Tanto il nostro sindaco, perché il nostro sindaco è una figura storica, diciamo, dell'antimafia, che dopo 20 anni è ritornato ad essere sindaco di Casal di Principe. Questa è una cosa importantissima, diciamo, e ci dà veramente grande orgoglio, insomma, che il sindaco Mondiana era lui, e poi ci abbiamo messo 20 anni, diciamo, per farlo rieleggere, insomma, quindi un passaggio importante, diciamo, e significativo. Dobbiamo convincere anche tutti gli altri sindaci, insomma. Senz'altro. Noi speriamo di esservi di supporto in questo. Per intanto auguriamo a lei e a tutti coloro che, come lei, offrono spontaneamente e volontariamente le proprie ore, il proprio tempo, che è una cosa preziosissima, naturalmente, a questa iniziativa. Davvero in bocca al lupo. E buon lavoro. Buon lavoro e ci risentiamo. Grazie. Arrivederci. E mi raccomando, facciamole lo aspettiamo, vi aspettiamo sulle terre di Don Diano. Grazie Valerio, buon lavoro, a presto. Arrivederci. Ciao. Bene, sono le 23:05, siamo in drammatico ritardo, ma non ce ne importa niente, siamo contenti perché abbiamo speso molto bene il nostro tempo. Ringraziamo tutti gli ascoltatori per averci seguiti sino a quest'ora. Saluto Massimo Bonelli, editorialista di PianetaOggiTV.net. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Alla prossima settimana. Bene, buon proseguimento, buonanotte a questo punto. Anzi, vi do un flash che mi è arrivato adesso per quanto riguarda Gerusalemme, visto che siamo in onda, colgo l'occasione, rubo 30 secondi. Dunque, la posizione di Gentiloni. Allora, Gerusalemme, città santa, unica al mondo, il suo futuro va definito nell'ambito del processo di pace basato sui due stati, Israele e Palestina. Lo ha sottolineato il premier Gentiloni dopo l'annuncio del presidente USA Trump del riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. E con questa notizia è veramente tutto per quanto riguarda l'aggiornamento news, le top news. A te di nuovo la linea, Antonella. Grazie Massimo. Salutiamo il nostro regista Ugo Moreno. Ugo. Grazie a voi. Grazie a te. E grazie soprattutto agli ascoltatori per essere stati con noi fino alle 23:06. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 22, sempre su Radio Saiuz, sempre con Osservatorio Antimafia. Buonanotte. Arrivederci.